Sì, siamo matematicamente secondi, questa è una cosa che ormai per il cammino che hanno intrapreso questi ragazzi diamo un po' cioè, quasi per scontata, no? Però mi piacerebbe che la gente, come dire, abbia un po' la capacità di capire che questi ragazzi continuano ad allenarsi con grande impegno, no? E ogni vittoria che conquistano è frutto di un grande lavoro e quindi se noi smettessimo di giocare oggi, probabilmente di allenarci con questa dedizione, probabilmente vinceremo la metà delle partite. Quindi come dire, non è che abbiamo innescato un qualcosa che ormai è duraturo indipendentemente e questo va riconosciuto. Soprattutto quando questi ragazzi, come nell'ultima partita contro Trento, perdono lottando, ecco. Però noi viviamo in un'isola, in una piazza, dove a parte qualche pirla, ma voglio dire, quelli esistono ovunque, noi viviamo in un'isola, il Sardo non è assolutamente pirla, anzi, e poi da questo punto di vista è clamorosamente affettuoso. E quindi noi viviamo in un posto dove abbiamo ogni giorno la netta sensazione di essere amati, di essere coccolati, e c'è grande riconoscenza nei confronti di quello che tutti questi ragazzi stanno facendo. Quindi, poi c'è qualcuno che chiaramente, insomma, viviamo in un'epoca dove gli eter pensano di essere i protagonisti, quindi, ma io giro, non l'ho mai detto, vado spesso in via Roma e vivo quotidianamente quello che il sardo vero vive, no? Quello che esce di casa, quello che socializza, che è il 99% del sardo, probabilmente quell'1% che scrive su internet, probabilmente ha preso un aereo poco fa e oggi si sente sardo, ma non lo è. Il sardo vero adora questi ragazzi. Ci sono altre domande per il coach? Soprattutto quando perdono, e non perdono mai, quindi.